Ciao da Medeo! Oggi voglio parlarvi del Lenovo V15 IML, un notebook versatile e funzionale, sia perfetto per l'ufficio che per studiare o per l'attività quotidiana. Inoltre è anche in grado di lanciare alcuni giochi, a patto che non siano troppo impegnativi per il sistema. Ma andiamo con ordine, partiamo dal design. È di colore grigio, è un aspetto essenziale ma elegante. È piuttosto compatto e leggero, infatti ha un peso di circa 1,85 kg. La maggior parte di prese e connettori si trova sul profilo sinistro. Qui è presente il connettore dell'alimentazione, una porta USB 2.0 e due porte USB 3.2 di prima generazione, mentre il lato destro ospita il lettore di schede SD e un jack audio combinato cuffie e microfono da 3,5 mm. Il display retroilluminato a LED e antiriflesso da 15,6 pollici a una risoluzione Full HD 1920x1080 pixel garantisce un buon livello di nitidezza delle immagini e colori vivi. Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core i3 10110U che ha una frequenza di 2,1 GHz e un clock massimo di 4,1 GHz, abbinato a una GPU Intel integrata. Ha 4 GB di RAM, che sono un po' pochini, e 256 GB di spazio di archiviazione. Il sistema operativo non è incluso, è un PC FreeDOS. Per quanto riguarda invece l'audio, Lenovo V15 dispone di due altoparlanti incorporati Dolby Audio che garantiscono una buona qualità del suono. Inoltre ha un microfono incorporato ed è accessibile all'utilizzo anche senza cuffie. In termini di connettività invece questo notebook supporta il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5. Infine Lenovo V15 IML dispone di una batteria da 35 Wh capace di offrire, secondo quanto dichiarato dal produttore, fino a circa 11 ore di autonomia che possono scendere in base a quello che andate a fare. All'interno della confezione trovate il caricabatteria da 45 W. Concludendo, è un computer portatile di fascia medio-bassa, rappresenta un buon compromesso per chi non ha necessità particolari, ma un pochino di RAM in più lo metterei. Potete trovare il notebook Lenovo V15 IML su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione insieme a molti altri notebook. Supportate il nostro lavoro, metteteci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Vi aspetto nei commenti. Ciao e alla prossima!